Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazioni a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube. Piccola rassegna stampa del giorno, dove leggiamo insieme alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato all'interno del nostro portale di informazione notizieinunclick.com. Ricordo per tutti coloro che vogliono approfondire, possono collegarsi tranquillamente al nostro sito su notizieinunclick.com e andare a cliccare, come dico sempre, dove gli pare. Grazie per seguirci sul nostro canale qui di YouTube, i nostri lettori consolidati ormai da quasi 20 anni, e i nostri social di Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. Buona visione! Attualità Banca Italia, 5 italiani su 10 sono in difficoltà per mangiare. Per lo sport riaprono le palestre e qui dentro, alla notizia, si possono trovare le regole da rispettare. Campagna antincendio, in Sicilia si parte in anticipo. Salute, vaccini severi, giusto fare open day. Sulla mascherina all'aperto. Estero, in Terra Santa è scattato il cessato il fuoco, ma non ci sarà ancora la pace. Ritorniamo all'attualità con Tajani sulle appalti per applicare la direttiva comunitaria. Inaccettabile la posizione di Confindustria sui licenziamenti. Camorra minaccia Saviano e Capacchione, arrivano le condanne. Rap e sport insieme possibile? Sì, con Game 7. Giro d'Italia, Zaia aspetta l'arrivo a Cortina. Nuoto, panziera e oro agli europei. Zaia, Veneto, sono orgoglioso di lei. Brutto tempo al nord, caldo al sud. Ecomafia rotta, vigilare e prevenire le infiltrazioni ecocriminali. Energia, nessuna transazione giusta senza le piccole e medie imprese. Cultura e spettacolo, le opere d'arte di Danielsen Line nelle vetrine della Banca Sella Torino colpiscono ancora. Mostra di pittura Carmagnola sempre a Torino, dedicata al paesaggio nell'arte. No ballo, no orchestre, tutti in piazza per venerdì prossimo, siamo a Piacenza. Salute Codacons, danni per i cittadini per il richiamo del vaccino Pfizer a 42 giorni. Ancora vaccini in Italia, Gimbe, scorte quasi terminate. Estero, Merkel all'OMS, prepariamoci per la prossima pandemia. Colombia, Castaldo, preoccupazione per una situazione, Unione Europea assuma l'iniziativa. Tiene ancora la tregua fra Israele e Hamas. Educazione finanziaria, si parla di risparmio e di cultura del risparmio di Giuseppe Guzzetti. Per oggi abbiamo terminato, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima rassegna online di Notizie in un clic.